Quanti cinefili con scuole pelate sono sempre Victor Laszlo 88 e oggi voglio parlare di un film che mi incuriosiva ma fino a un certo punto. Mi riferisco a Piccolo Giotto per la regia di Antonio Albanese ed è Contromano. Allora, dico che questo film mi incuriosiva fino a un certo punto perché sono uscite pellicole che mi incuriosivano di più, però io in linea di massima Antonio Albanese lo adoro sia come attore che come regista e la curiosità che avevo derivava dal fatto che questo è il suo primo film da 16 anni a questa parte, perché l'ultimo è il 2002 ed è stato Il nostro matrimonio in crisi e prima ancora aveva diretto film come Uomo d'acqua dolce oppure La fame e la sete, molto particolari, che quando ero bambino vidi e mi sembrarono molto strani ma anche divertenti. Poi li riguardai una volta cresciuto e ne capii ulteriormente il valore. Allora, una cosa che devo dire è che io avrei dovuto recensire oggi Nella Tana dei Lupi, che comunque recensirò, ma ho dovuto ripiegare su un recupero di un film già uscito perché per un problema tecnico non sono riuscito a guardare quello. Quindi arriva la recensione, ma non oggi. Non è questo il giorno. E tra i film che potevo recuperare c'era Contromano, ho detto, ma sì dai, vediamo com'è. E dopo averlo visto mi sono chiesto, ma perché è stato pubblicizzato così poco? Ma soprattutto perché nessuno ne ha parlato? Non ho visto recensioni particolarmente incisive su questo film, come se dovesse passare per forza in sordina. Ora, sinceramente la cosa mi perplime perché è una pellicola intelligentissima, molto divertente e anche parecchio profonda nel puro stile di Antonio Albanese, perché Albanese ha una comicità che è destabilizzante, lui è veramente particolare e la sua comicità è diversa quando appunto interpreta personaggi negli sketch rispetto a quella che inserisce nei suoi film. Nei film Albanese diventa improvvisamente riflessivo, grottesco anche, porta in scena personaggi che sono molto simili tra di loro, perché comunque i personaggi interpretati da Albanese nei film sono spesso e volentieri omini oberati dalla vita, con vizi, con enormi difetti, problemi a relazionarsi con le persone. Basti pensare al personaggio Uomo d'acqua dolce, ai personaggi della fame e la sete, ma se vogliamo proprio stare a guardare anche altri personaggi di film da lui solo interpretati e non diretti, come ad esempio La prima notte di nozze, mi pare si chiamasse, in cui era stato bravissimo insieme a Katia Ricciarelli, oppure basti pensare, vabbè, anche a Qualunque mente, quello concetto da qualunque personaggio che già aveva portato, ma che lì veniva esplorato ulteriormente, una macchietta orribile, ma in senso, cioè orribile nel senso che è orribile, orribile come si comporta, non che è orribile il personaggio, cioè è scritto per essere orribile, quello intendo, una sorta di parodia dell'italiano furbo ai limiti del mafioso, diciamo che non è solo furbo, è proprio colluso. Quindi diciamo che fondamentalmente lui è sempre stato molto geniale. Poi una cosa che adoro di Albanese è che non è mai sparito, è un comico che ha saputo reinventarsi, ha saputo rimanere aggrappato alla notorietà che lo circondava, rinnovandosi sempre. Mi ricordo quando qualche anno fa, a Che tempo che fa, da Fazio interpretava il ministro della paura, che era un'idea anche quella molto grottesca, ma che mi piaceva un sacco. Qua Albanese tratta il tema dell'integrazione, il tema, ma neanche, non è semplicemente un parlare di razzismo, è un rendersi conto di quanto nel nostro paese siano presenti immigrati, e quindi ha voluto regalarci una sorta di spaccato, una visione su questa situazione molto alternativa. Io sinceramente ho apprezzato il modo in cui Albanese sia riuscito a trattare questa tematica, perché non era assolutamente semplice, era anzi qualcosa di estremamente difficoltoso, dal momento che si sono già dette molte cose a riguardo, eppure lui
riesce a dare un punto di vista completamente differente, molto ironico, non manca la dimensione grottesca, soprattutto nella prima parte, perché nella seconda la situazione è definita, capisci dove sta andando a parare, più o meno puoi anche aspettarti qualcosa al finale perché non è che sia così imprevedibile, ma se non è imprevedibile il risvolto è interessante il modo in cui il tutto viene messo in scena, senza ombra di dubbio. E presenta per una buona mezz'ora questo personaggio, Mario Cavallaro, che è un personaggio, come dicevo, tipico, tra quelli interpretati da Antonio Albanese, cioè un uomo di mezza età, un uomo più che triste, molto serio, che è soddisfatto di una vita condotta all'insegna della mediocrità, senza particolari affetti, sì, ha un'amica, ha il suo bar preferito, un uomo molto abitudinario, però non si può dire una persona socievole, è anche abbastanza antipatico, non è uno che ti permette di socializzare con lui, come se sapesse tutto, come se fosse sempre sicuro di avere ogni cosa sotto controllo. Ecco, diciamo che a un certo punto questa sua condizione frustrante esplode e lui fa qualcosa di effettivamente inaspettato. E io Albanese lo adoro proprio per questo, perché i suoi personaggi sono sempre molto compiti, molto compassati, poi a un certo punto c'è qualcosa che fa scattare un click e lui subito è come se impazzisse, cioè improvvisamente fa delle cose che non ti aspetteresti. Quindi quando ho capito cosa sta facendo io ho pensato, ma perché? E non è un film che fa ridere in senso stretto, a me ha fatto sorridere molto, perché è un film comunque che ti fa anche riflettere, perché ha una parabola molto particolare e poi soprattutto è fondamentalmente un road movie, cioè al centro del film c'è la tematica del viaggio e, come in ogni road movie che si rispetti, è un viaggio che cambierà i protagonisti, coloro che intraprenderanno questo viaggio finiranno con il cambiare completamente aspetti della propria personalità. È un viaggio formativo, il viaggio da sempre, soprattutto nella cinematografia, è il simbolo del cambiamento, perché è un percorso che tu intraprendi durante il quale inizi a cambiare, a modificare aspetti di te stesso. Quindi è una tematica, un espediente, quello del viaggio, che io ho sempre adorato, ed è per questo che amo la Pixar, perché la maggior parte dei film Pixar, se ci pensate, sono improntati su un viaggio che va per appunto a cambiare interiormente i personaggi. Ma veramente un po' tutti, i Toy Story, Up, ma anche Wall-E, se ci pensate, Inside Out, i Cars, cioè praticamente sono tutti film che hanno all'interno un viaggio che per l'appunto è formativo. E sinceramente la cosa mi è piaciuta molto, perché comunque se ci pensate ci sono tanti film comici che hanno il viaggio come centro, come punto focale, e a farci ben caso i film migliori di Aldo, Giovanni e Giacomo sono proprio quelli in cui all'interno hanno la parte in cui i personaggi intraprendono l'inizio di un percorso. Se ci fate caso, tu la conosci Claudia, che era un po' l'inizio della parabola mediocre del trio, purtroppo non un brutto film ma non all'altezza dei precedenti, diciamo, migliorava e diventava più divertente in quella parte in cui loro iniziano ad andare a cercare Claudia, se non sbaglio era in Calabria, l'ha andato qualche giorno fa in televisione, con un viaggio in macchina, cioè lì danno il meglio di loro stessi durante il film, cioè secondo me quelle sono le parti più divertenti. Perché? Perché ricordavano più da vicino, tra le mie gambe, così la vita, che erano i film, i primi film del trio che la gente aveva apprezzato. Ma anche in Chiedimi se sono felice, a un certo punto prendono e vanno in Sicilia, quindi lì però è già meno marcato. Però capito, quando ho visto che iniziavano per appunto a intraprendere questo viaggio, tra l'altro un viaggio molto molto lungo, un viaggio anche abbastanza difficile se vogliamo, ho pensato, cavolo, questa cosa è molto interessante, quindi ho apprezzato. Ma mi hanno colpito molto anche le interpretazioni. Antonio Albanese è stato bravo come al solito, nulla da eccepire, lui come attore secondo me è veramente straordinario, ed è molto bravo anche come attore drammatico, cioè lui non è solo comico, ma anche perché
è sì un attore comico, ma i personaggi che interpreta il cinema solitamente hanno sempre alle spalle una dimensione tragica, non sono mai totalmente comici. Cioè, Albanese è uno di quei comici che sa farti ridere senza ridere lui stesso, un po' come Pozzetto. Cioè, Pozzetto aveva come caratteristica il fatto che tu ridevi con lui, cioè ridevi con le sue battute, ma lui non rideva mai. Cioè, lui riusciva a farti ridere senza essere un personaggio che rideva, o, cioè, capito, lui era sempre serio. Sempre, anche la Madonna, cioè, capito, non c'era divertimento nel tono della sua voce, era proprio questo che ti faceva ridere. Albanese è la stessa cosa, un personaggio come quello di Mario Cavallaro, che vediamo in questo film, ti diverte proprio per il suo essere serio, per il suo essere bizzarro, grottesco, e questa cosa l'ho adorata, devo essere sincero, ma ci sono altri due interpreti che mi hanno stupito, ovvero Alex Fongia, che interpreta Oba, questo personaggio che sinceramente io all'inizio del film ero convinto che fosse una sorta di comprimario slash spalla comica, ma mai avrei creduto che fosse in realtà il coprotagonista e che il suo personaggio potesse essere così interessante. Poi Audrey Le Gastelois, che interpreta Dalida, la sorella di Oba, e l'importanza che questi personaggi acquisiscono nel corso del film è effettivamente inaspettata. Cioè, io vi giuro che non credevo che Oba fosse un personaggio, cioè, è vero, mi sono reso conto dopo che effettivamente sono tutti e tre presenti sulla locandina, ma francamente io non ci ho neanche fatto caso. Io sono entrato al cinema a vedere il film, neanche sapevo di cosa parlasse, non ero proprio informato, perché molto spesso mi piace fare così, mi piace non informarmi troppo dei film che guardo. Non avevo fatto caso alla locandina e quindi non avevo capito che questi fossero effettivamente anche i loro protagonisti, e ho trovato molto interessante il modo in cui sono sviluppati. Cioè, è anche un film che dal mio modesto parere si merita quella dicitura che molto spesso si trova all'inizio di molti film italiani, cioè: questo film è stato riconosciuto un interesse culturale dalla tal regione o dal Ministero della Cultura o cose di questo tipo, che è il modo che hanno certi film italiani per prendersi fondi europei, fondamentalmente, cioè comunque dei fondi che sono dei fondi che sono comunque statali in un certo senso, che sono fondi pubblici. Che sono dedicati per appunto a progetti culturali. Questa cosa l'ho vista anche in alcuni cinepanettoni, mi si rivoltava lo stomaco, e in molti film in cui ho visto questo disclaimer, assolutamente non c'era nulla di culturale. Stavolta invece sono completamente d'accordo con quanto ho letto, perché effettivamente è un film che a un certo punto mette a confronto due culture profondamente diverse. Cioè, è un film che va oltre il semplice antirazzismo, è un film che ti mette, come giusto che sia, sullo stesso identico piano l'immigrato e il cittadino italiano regolare, perché qui si parla di immigrati senza permesso di soggiorno, immigrati clandestini, fondamentalmente, e ti fa capire che questa è solo burocrazia, che se prendi i due individui e li guardi dal punto di vista umano non c'è alcuna differenza, se non una differenza culturale che purtroppo va a creare a volte delle barriere che sfociano nel considerare diverso l'altro individuo, che è la cosa più idiota che si possa fare. Quindi ho apprezzato molto anche il modo in cui Antonio Albanese integra queste differenze culturali e le annienta. Cioè, io ho adorato il modo in cui l'ha fatto, perché c'è un espediente narrativo che arriva soprattutto nel finale che per me è totale. Cioè, l'ho veramente apprezzato, perché è coerente con quanto ho raccontato all'inizio e soprattutto rende il viaggio di cui parlavo prima ancora più formativo, ancora più importante. Ma soprattutto quello che ho apprezzato di questo film sono i dettagli, che tornano quando meno te l'aspetti e che magari sono molto importanti, quando inizialmente pensavi che fossero solo dei modi per caratterizzare un po' meglio il personaggio. E credetemi, non è qualcosa che mi sarei aspettato andando a vedere questo film. Cioè, io mi aspettavo qualcosa di completamente differente, mi aspettavo un film forse anche più divertente rispetto a quello che è, perché, ripeto, non è che non lo sia, non è che ti sbellichi delle risate, ma non è neanche quello il suo intento. A un certo punto cerca di svilupparti i personaggi
nel miglior modo possibile. E normalmente a me non piacciono i film in cui ci sono cose importanti che succedono improvvisamente, senza che ci siano i tempi tecnici per farle maturare. Qua ci sono cose che accadono in fretta, ma che ha senso che accadano in fretta, perché sono cose effettivamente molto particolari, sono cose non convenzionali, che investono un personaggio che non è sicuramente abituato a vedersi sconvolta la vita in questo modo tutto a un tratto. C'è un personaggio che sinceramente avrei voluto vedere di più nel film, e che è una critica alla società, una critica anche all'ipocrisia della società. Questo personaggio che ha un evidente handicap fisico e che fa una cosa a un certo punto che mi ha divertito un sacco, che è anche molto amara, devo essere sincero. Quindi anche qui mi è piaciuto, anche se l'ho trovato un po' fuori contesto, perché è una cosa che succede all'improvviso, senza preavviso, e che non viene ulteriormente sviluppata. È una cosa che c'è per un 5-10 minuti e poi non viene più tirata in ballo, non ha neanche a che fare con la tematica principale del film. Quindi capisco l'intento, mi ha anche divertito, però sinceramente se l'avesse portata avanti l'avrei capito di più. Buttata lì così mi è sembrata estemporanea e non particolarmente pregna di significato. Per quanto io avessi capito che cosa volesse fare in quel preciso istante Antonio Albanese con quel personaggio, quindi non lo so, lo dirò nella parte spoiler, ma francamente sono rimasto leggermente leggermente perplesso, ecco, stavo per dire sorpreso, ma già, in realtà ero più che altro perplesso. Quindi diciamo che è un film molto interessante, forse ha qualche problema di ritmo, nel senso che la prima parte è un po' troppo allungata, e quello che poi sarà il motore della seconda parte è forse un po' troppo criptico, cioè non si capisce dove vuole andare a parare, cioè tutto esplode all'improvviso ed è come se il film all'improvviso ti cambiasse rotta, e questo potrebbe disorientare non poco lo spettatore. E in sostanza Contromano è un film molto molto intelligente, qualcosa che non ci si aspetterebbe andandolo a vedere, o meglio ci si potrebbe aspettare qualcosa di particolare conoscendo Albanese, ma non qualcosa di così tanto particolare, perché affrontare il tema dell'immigrazione, dell'integrazione, dell'antirazzismo come viene affrontato in questa pellicola non è facile, non è una cosa assolutamente semplice. Non è semplice innanzitutto sensibilizzare lo spettatore verso queste tematiche che vengono discusse ogni giorno e con discorsi spesso purtroppo intrisi di qualunquismo. Quante volte su Facebook avete letto post di gente che diceva aiutiamoli a casa loro, rimaniamoli indietro. E la cosa divertente è che Albanese sa perfettamente quello di cui parla, e quindi quello che fa Mario Cavallaro nel film fondamentalmente sembra la reificazione, cioè la realizzazione pratica delle puttanate che vediamo scrivere ogni giorno sui social network, oppure che sentiamo dire in maniera prettamente qualunquista dal signor Gigi al bar, cioè per modo di dire, signor Gigi è l'italiano medio, capito? Per cui non era una cosa semplice, non era assolutamente scontato che riuscisse Albanese a fare una cosa del genere senza magari risultare pesante o risultare ridicolo, perché quando vuoi intridere di grotesca la tua opera non è detto che tu riesca a farlo in maniera credibile. Invece lui ci è riuscito, e questa cosa l'ho sinceramente molto apprezzata. Sono rimasto molto molto soddisfatto, molto molto contento di quello che è riuscito a fare. Il finale mi è piaciuto, l'ho trovato interessante. Poi non so voi, ma io adoro questo modo che ha Albanese di parlare. Ha una voce, un tono di voce che io trovo sempre rilassante, che è quello che rende i suoi personaggi spesso a tratti irritanti ma anche affascinanti. Quindi è un attore che io apprezzo, è un bravo regista. Ecco, altra cosa, da un punto di vista registico il film ha i suoi momenti. Allora, quando si guarda un film del genere non si va a dare grande attenzione alla regia, perché solitamente le commedie, salvo qualche raro caso, non si basano su un impianto registico che sia particolarmente riconoscibile. La regia deve essere una regia normale, una regia regolare. Non è assolutamente necessario che, per l'appunto,
la regia debba essere di impatto, perché è più la sceneggiatura a contare. In questo caso specifico ci sono alcuni momenti in cui invece la regia è effettivamente interessante, è effettivamente sensata, ha una sua costruzione particolare. Ci sono momenti in cui la messa in scena è dannatamente efficace. Ma tanti momenti, molte cose, cioè ci sono un paio di scene che io ho trovato veramente azzeccate proprio da un punto di vista puramente tecnico, puramente registico. Albanese è tornato dopo tanti anni con un film che non si è incurato nessuno, ma che probabilmente è, se non il suo migliore, comunque tra i migliori che ha diretto, ma senza alcun ombra di dubbio, con una maturazione artistica sia nell'interpretazione che nella regia veramente notevole. E io sinceramente preferirei che uscissero più spesso film del genere piuttosto che commediole senza arte né parte, perché perlomeno questa è una commedia divertente ma dannatamente interessante. Mi è spiaciuto trovarmi in sala con altre due persone e basta, non che avessi dubbi, perché ripeto, è un film che probabilmente qualcuno ha conosciuto con questa recensione, neanche sapeva che fosse uscito, perché o sei fan di Albanese oppure neanche te lo ricordi che questo film è passato nelle sale, cosa molto 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 triste, perché è una commedia italiana veramente ben fatta, ben scritta, ben diretta e che si meriterebbe un minimo di supporto. Per questo ho deciso di recensire il film, perché qualcuno potrebbe dire, sì, ho capito, ma che recensione è? Chi se ne frega di questo film? No! È proprio film come questi che dovrebbero essere, sono proprio film come questi che dovrebbero essere valorizzati, perché il cinema italiano ha tanto da dare. Qualche giorno fa ho fatto la recensione di The Wicked Gift, che non sarà un film perfetto per l'amor del cielo, ma è uno dei rarissimi, se non fu praticamente l'unico caso di film underground a essere approdato nelle sale, non in molte sale per l'amor del cielo, meno di una ventina in tutta Italia, sono poche, me ne rendo conto, ma sono un'infinità per un film che comunque è stato realizzato con un budget molto basso, con un'idea molto diversa dal solito e quindi anche difficile da accettare di primo acchito, con una qualità diversa rispetto a quella dei soliti film che troviamo in sala, ma non per questo una qualità cioè non è una qualità inferiore, è semplicemente diversa, molto semplicemente. Per cui io vi invito a vedere The Wicked Gift, ma vi invito a vedere anche Contromano. Contromano è un film che secondo me andrebbe visto, perché fa sorridere, insegna tanto, è molto particolare, è un esempio di buona scrittura. Poi però lo dicevo, ripeto, ha qualche piccolo problema di ritmo, ha forse qualche piccolo problema perché non si capisce bene dove andare a parare, è un film sicuramente anche difficile per sotto alcuni aspetti, però comunque a me è piaciuto tanto, e ha anche una bella colonna sonora, una colonna sonora che in alcuni momenti utilizza sonorità direttamente derivanti dalla tradizione africana, al momento che è un film che parla anche di Africa, per cui l'ho apprezzato. Peraltro c'è una scena, una cosa in particolare che mi ha ricordato tanto La fame e la sete, ripeto, film che a me all'epoca piacque un sacco, anche se mi rendo conto che sia molto particolare, era il periodo in cui lui impazzava ancora con la giarappa, il periodo di Frengo, di, insomma, ancora non c'era neanche il professor Martinelli, certo La qualunque era ancora molto lontano, quindi si sta parlando di un periodo proprio preistorico. Si parla di un film di 20 anni fa, era il 99, Uomo d'acqua dolce è del 96, un film di 23 anni fa addirittura, per cui si sta parlando di una carriera molto lunga, una carriera che si è evoluta tantissimo, per questo il film per quanto mi riguarda è motivo di interesse e io gli do come voto un bel 7, nell'ottica del film che vuole essere, nell'ottica di quello che cerca di insegnare e di come riesce a veicolare il messaggio. Un messaggio di integrazione non banale che ho apprezzato, e adesso vado a fare un po' di spoiler perché secondo me c'è bisogno di analizzare alcune scene nello specifico. Quindi un abbraccio, grazie di seguito fin qui, tanto bene, noi ci vediamo al prossimo movie blog, se non volete, al prossimo video, scusate, intanto mi parte il movie blog, ci vediamo al prossimo video se non avete ancora visto il film, non volete avere spoiler riguardo, altrimenti se volete sapere la mia opinione per lo specifico, gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Allora, quando parlavo della regia che è molto interessante, mi riferivo a momenti in cui, ad esempio, la macchina da presa ci rivela qualcosa di potenzialmente inaspettato. Ad esempio, quando Mario
va a recuperare Dalida e Oba dai carabinieri, e c'è il commissario che dice diretto a me: Fimi la denuncia, torni a Milano, si lascia alle spalle questa storia. Vedi lui che va in macchina, poi gira fondamentalmente lo specchietto, e nello specchietto la macchina presa ci rivela per l'appunto Dalida, facendoci scoprire che Mario sembrava che avesse ascoltato il commissario, invece ha deciso di portare lo stesso i due in Africa. Ora, il film a me è piaciuto perché? Perché la prima parte effettivamente non ti fa capire che cosa stia succedendo, cioè può essere anche un difetto, come ho detto, però può anche essere una cosa intrigante, nel senso, quando vedi Albanese che viene circondato da venditori ambulanti che vorrebbero vendergli qualcosa, che chiamano amico, vedi lui che è stressato da questa cosa, pensi che lui a un certo punto cambierà idea, perché il film inizia con questo bambino di colore, una voce narrante che dice: se questo bambino è, questo bambino è un fulgido esempio di integrazione, se ha potuto sbocciare nel nostro paese è merito di quest'uomo. E fa vedere però appunto Mario. Tra le altre cose, l'inizio con la ripresa dall'alto e questo dipinto sull'asfalto dell'Italia, che è un gioco per i bambini, con i vari settori per insomma, per imparare la conformazione del nostro paese a livello regionale, con le scusate, con le foglie che vengono soffiate via dal bidello, al giardiniere, non so bene chi sia. Registicamente è una scena molto d'impatto, che apre il film peraltro. E dicevo, ti fa vedere per appunto Mario Cavallaro, ti fa vedere che lui a un certo punto viene seguito fin davanti al suo negozio di calze da questo venditore ambulante di calzini, il quale gli ruba i clienti, e tu a un certo punto vedi che questo lo narcotizza, lo droga con delle gocce, lo rapisce e lo sta portando non si sa dove. Quando il ragazzo si sveglia e chiede a Mario cosa stai facendo, Mario dice: ti riporto in Africa. E io ho pensato: cosa? Cioè, l'idea che ha il personaggio è: ogni cittadino italiano dovrebbe impegnarsi a riportare al proprio paese gli immigrati. È un'idea folle, idiota, ma se ci pensate è realmente la realizzazione del riportiamoli a casa, aiutiamoli a casa loro. È esattamente quello, è una presa per il culo del qualunquismo imperante della nostra società, e questa cosa l'ho apprezzata molto. E da lì, da quando per appunto lui incontra la sorella di Oba e decide di portare in Africa, loro praticamente lo sfruttano per farsi una sorta di viaggio di nozze, perché lei non è la sorella ma è in realtà la fidanzata, ma lui ovviamente Mario non lo sa, perché non li porterebbe indietro, lei ha capito di piacergli, quindi lo seduce, diciamo. Ecco, questa cosa qui, da lì in poi il film prende una piega molto particolare, e io sapevo già come sarebbe andata a finire, perché quando Oba, sono sulla nave della crociera, Oba va nella camera di Mario e trova Dalida. Mario dice che hanno fatto l'amore, lui si incazza e Dalida dice: no, ma guarda che ti sta prendendo in giro. E lui dice: con tutte le cazzate che mi hai raccontato tu, concedimene una anche io. E io gli ho pensato: secondo me in realtà sono veramente stati letto insieme. E il finale del film è emblematico per due motivi. Innanzitutto perché è lì l'esempio di integrazione. Un uomo che era molto solido sulle sue posizioni, che non era neanche... perché lui non è che sia razzista in realtà. Cioè, è un uomo esasperato. Esasperato dal fatto che questo qui gli rubasse i clienti, che lui pagasse le tasse e questi venditori ambulanti invece potessero fare quello che voleva senza pagare, insomma era esasperato da questa situazione e ha cercato di fare una cosa idiota, ma lui lo faceva in buona fede in realtà, non è che non è da giustificare, però capito, non è razzista perché altrimenti non farebbe quello che fa alla fine, però cambia molto idea. E una volta arrivato in Africa lo vediamo che per l'appunto lui, che è appassionato di giardinaggio, insegna come coltivare la terra, perché le donne del villaggio in Senegal non sembrano pratiche, dicono: no, se fate così il germoglio vi nasce su mezzo morto, soffocato, invece dovete fare così per fare il vulcanetto. Quindi alla fine vediamo che Oba e Dalida sono saliti in Italia dall'Africa e Mario ha lasciato a Oba il negozio di calze, quindi Mario, da ambulante che vendeva calzini, diventa proprietario del negozio che Mario ha ereditato dal padre, mentre Mario invece rimane in Africa per anni, perché comunque
Dalida ha già un bambino di 2 o 3 anni, comunque è già abbastanza, cioè nato da già parecchio tempo, e la vediamo ancora in, la vediamo che è incinta una seconda volta. E qui c'è un altro espediente che è aiutato dalla regia, cioè a un certo punto vediamo Mario quando manda il messaggio da innamorato a Dalida, convinto che sia la sorella di Oba, riceve in risposta un grazie, che è la cosa peggiore che puoi fare quando tu ti apri con una persona e quella persona ti scrive grazie o ti scrive tipo il pollice in su o la faccina che sorride, è la morte, perché è la classica risposta mezzo imbarazzata di chi non sa come dirti che non gliene frega un cazzo dei tuoi sentimenti, perché non vuole magari ferirti. Quindi quando lui vede questo messaggio fa solo un coglione, perché aveva scritto un po' ebbro di vino, allora fa per andarsene e quindi insomma quando lui ha scritto quel messaggio, sta facendo la valigia e vediamo che lui ha messo tutti i calzini e le mutande in un certo modo, in ordine per colore, per piegati in questo modo. Alla fine del film Mahmood, il figlio di Oba e di Dalida, sta anche lui, cioè c'è questa borsa, c'è questa scatola con tutte le calze, gli dice il colore carta da zucchero è vicino a questo, bisogna avere tutto ordinato. E registicamente l'inquadratura è la stessa, cioè è lo stesso tipo di inquadratura di quando vedevamo la valigia preparata da Mario. E c'è Oba che dice: non capisco da chi ha preso tutta questa precisione. E Dalida glissa, evidentemente imbarazzata, dicendo: non lo so, dai, andiamo di là. È evidente che quello è il figlio di Mario. Cioè, quella notte in nave da crociera loro sono veramente stati atti insieme, hanno fatto l'amore. E ne è nato il figlio. E albanese sa perfettamente, il personaggio albanese Mario sa perfettamente che quello è suo figlio, perché dice: salutami il mio amato, il mio adorato Mahmood. Perché a un certo punto il bambino dice: ma poi andiamo a trovare lo zio Mario. Ma in realtà non è lo zio Mario, ma è il papà Mario. Per cui è una cosa molto bella. Tu ti aspetti che magari lui sia salito con loro, invece si sono scambiati i ruoli, lui è rimasto là, sono tornati su e lei ha avuto un figlio da lui. E io vi ripeto, non sono un amante delle cose che succedono all'improvviso nei film, però lì ci stava, perché è stato uno scomodimento improvviso. I due si sono come innamorati nel giro di un paio di giorni, questo colpo di fulmine, di questa fugace notte d'amore, ho apprezzato molto. E ci sono momenti che ho trovato, ad esempio quello dicevo di quel momento che era interessante ma era un po' fuori luogo, ma non perché fosse fuori luogo la cosa in sé, ma perché non c'entra nulla con la tematica. È quando va da Oba e da Dalida e si vede che lei fa fondamentalmente la badante di questo signore con un evidente handicap, quindi è fondamentalmente meno amato, lo vediamo per l'appunto che non riesce a camminare bene, ha le mani per l'appunto con le ossa fuse assieme, contorte, quindi non riesce a compiere normali movimenti, e è però lucidissimo da un punto di vista mentale, tanto è vero che a un certo punto sono dal benzinaio e lui si mette a pisciare sulle ruote di questa Ferrari, arriva il proprietario e fa: oh, come ti permetti? La moglie dice: ma no, dai, non vedi che è disabile? E quindi può pisciare sulla macchina. Ma lo sai come sono quelli? Metti che si mette a gridare. Quindi l'ipocrisia della società, che tratta con un rispetto fittizio chi viene considerato meno fortunato, chi viene considerato diverso per motivi fisici, e è tutta il cinismo di questa persona che conosce questa ipocrisia e la sfrutta a suo vantaggio per prendere per il culo quelli che lo considerano diverso. Infatti entra in macchina e dice: c'è chi può. Quindi questa cosa mi ha divertito, però era fuori luogo, nel senso che non c'entravano, cioè è una cosa che succede nell'arco di 5 minuti e poi non si vede più, cioè capito? Nell'ottica del film non mi sembrava sensato mettere questo personaggio, a meno che non me l'avessero tirato fino alla fine, allora lì sì. Già si sta parlando di integrazione. Certo, l'integrazione non avviene solo per la razza, avviene anche per chi è considerato diverso, per amore del cielo. Però il punto è che è una cosa un po' troppo, secondo me, buttata lì. Se l'avessero messa un po' di più, il messaggio sarebbe arrivato, perché non manda manda un messaggio, ma è troppo estemporaneo, capito? Quindi avrei preferito qualcosa, una trattazione diversa della tematica, ecco. O meglio, la stessa trattazione col personaggio tirato avanti, non dico fino alla fine, ma almeno per qualche scena in più, ecco. E niente, fondamentalmente questo è quanto, cioè il film mi ha
mi è piaciuto per tutti questi motivi, per cui io l'ho apprezzato, devo essere sincero. L'ho apprezzato, ho apprezzato il rapporto che si crea tra Mario, Oba e Dalida, questo rapporto di grande amicizia, di grande rispetto, dove lui capisce che sono persone che hanno le sue stesse esigenze, che hanno le sue stesse paure, le sue stesse... insomma, sono persone esattamente come lui, solo che c'è una differenza culturale che viene però appunto poi mostrata quando vanno in Senegal, fa vedere che la cultura è molto diversa, ma fa vedere anche quanto siano di buon cuore le persone del villaggio, tant'è vero che Mario rimane lì. Perché si innamora dell'Africa, si innamora dell'ambiente, si innamora del fatto che lì coltivare la terra sia importante alla base della sopravvivenza, una cosa che lui adora e che forse vendere calze poi alla fine non fa totalmente per lui. Lui, che non aveva mai accettato il cambiamento, finisce con l'abbracciarlo totalmente, addirittura nella lettera finale con la sua voce narrante dice che alla fine ha capito che un cambiamento sano è qualcosa che può muovere il mondo. Quindi questo è quello che pensavo in maniera più specifica circa Contromano. Se avete un commento sotto, cosa pensate del film, perché voglio sapere la vostra opinione. Io vi abbraccio, grazie tanto, ma tanto bene, e se il film non l'avete visto affrettatevi a recuperarlo perché è molto interessante. Aspetta, dopo noi ci vediamo al prossimo video.